Salve a tutti ragazzi e bentornati a Fightzone. Oggi voglio parlarvi della strega musicale Ino. Un Rushdown leggermente diverso da quelli visti fino ad ora, non soltanto per il suo modo di muoversi ma anche nel modo di approcciare l'avversario. Si concentra principalmente sui mix-up e sugli Okizemi, e una volta che riesce a portare l'avversario all'angolo è in grado di sfoderare uno degli arsenali di combo più dannosi all'interno del gioco. Io sono SasaVD e questo è Fightzone 2 Topics. Ino è un personaggio molto peculiare, non possiede un gioco solidissimo a terra se non per qualche special e norma a lungo raggio, e perciò cerca di approcciare l'avversario dall'alto, dove è maggiormente avvantaggiata e allo stesso tempo svantaggiata. Il motivo di tale vantaggio o svantaggio è dovuto al modo in cui si muove. Diversamente dal resto del cast, Ino non possiede un dash terreno, invece può solamente volare tenendo premuto avanti, e più lo si tiene premuto più Ino sale in altezza. Per questo è utile sapersi gestire e fare dei piccolissimi dash ogni volta. Questa tecnica vi tornerà particolarmente utile quando inizierete il vostro gioco di mix-up alti e bassi. Una piccola modifica che è stata portata al volo dalla versione Axe & Core è che ora Ino può anche cambiare la traiettoria del volo premendo giù mentre si esegue il dash. Questo le permette di andare in verticale, ma sinceramente non saprei in che situazione vi possa tornare utile, visto che il più del tempo il vostro obiettivo è quello di buttare a terra l'avversario e non di lanciarlo in aria. Una proprietà particolare del volo è che è possibile cancellare molti dei recuperi delle norma nel volo stesso, permettendole di fatto di provare a mantenere il pressing anche dopo un colpo bloccato, ma il rischio di essere presi da un NTR è comunque presente. Un trucchetto dietro il volo è che potete alzarvi appena dal suolo col dash e poi eseguire un air dash subito dopo. Questo vi permette di rimanere giusto sopra il vostro avversario quel tanto che basta per iniziare un altro mix up alto e basso ritardato. Ino non ha norma particolarmente utili a lungo raggio, visto che dalla distanza preferisce usare la nota musicale Chemical Law. Le migliori sarebbero 5K, 2S, Fast Slash e Hack in Salto, ma per la maggior parte tali normal vengono usate per creare un po' di spacing nel caso l'avversario blocchi i vostri mix-up o confermarli in Chemical Love per un knockdown veloce. Quando Ino entra nelle difese avversarie, invece, è lì che il suo vero potenziale comincia a mostrarsi. Tutte le sue normal sono studiate per uno scontro a corto raggio e nel gioco di mix-up. 5P e P in Salto diventano ottimi tool per tick throw, spacing o per mettere in stallo l'avversario mentre si torna a terra. 5P inoltre è un utile NTR da confermare in una mini combo aerea con tanto di atterramento. 2H assieme a K e S in salto formano l'arsenale da mix-up assieme ai mini dash a disposizione di Ino. 2K in particolare può essere usato per forzare il rialzo dell'avversario e K in salto rimane attivo abbastanza per poter bloccare eventuali Dragon Punch, anche se non sempre funziona questo trucco. Close Slash torna utile come NTR e all'angolo è possibile convertire tale NTR in una combo. D in salto, per finire, può essere usato per aggiungere un ulteriore colpo mentre si è in aria e può essere seguito da un salto per poter iniziare una piccola combo e buttare giù l'avversario o allontanarsi. In aggiunta c'è un trucchetto legato a questa norma. 6P, 5S e 5H invece sono le vostre normal principali per iniziare tutte le vostre combo, siano queste da metà schermo o vicine all'angolo. 6H è da considerarsi come un colpo per anticipare l'avversario e possiede leggere proprietà da NTR. Per lo più permette di lanciar via l'avversario e convertire in Chemical Law per un atterramento, anche verso la fine delle vostre combo. Ok, prima di continuare il tutorial è arrivato il momento di parlarvi del trucco che avevo detto e dei Kara Cancer. Questi sono cancer specifici a certi personaggi e Ino è uno di questi e il suo è eseguito con la combinazione di D in salto e Faultless Defense e per questo motivo viene anche chiamato Faultless Defense Scanso o FDC in breve. Per eseguirlo dovete innanzitutto premere D mentre siete in aria e poi eseguire il Faultless Defense quanto più velocemente possibile. Purtroppo vi servirà un po' di pratica per questo tool che, pur se non imperativo, può darvi un'ulteriore possibilità di mix-up. Per capire se state riuscendo, ascoltate Ino, parlerà ogni volta che usate D in salto, il che vuol dire che il colpo è uscito fuori. Non la sentite? Allora avete sbagliato qualcosa e potete adattarvi di conseguenza. Fate attenzione perché questo trucco coinvolge il Dust, di conseguenza non sarà raro che attivate il Burst per sbaglio. Quindi, se volete usare questo cancel, assicuratevi prima di aver utilizzato il Burst. Il problema principale per Ino, come detto prima, è entrare all'interno delle difese avversarie.
Contro avversari semplici non ci vorrà molto ad entrare, ma nel caso di personaggi particolarmente avvantaggiati o avversari abbastanza abili, avrete bisogno di tutti i tool a disposizione di Ino, e fortunatamente non ce ne sono molti da dover tenere in considerazione. Antidepressant Scale, o più comunemente conosciuta come Music Note, è un proiettile molto particolare. Parte molto lentamente per poi accelerare e man mano che si muove acquisisce più colpi, permettendovi di fermare l'avversario per molto tempo nel caso l'avversario decida di bloccare la nota anziché evitarla. E se decidi di distruggerla con altri proiettili, la nota comunque rimarrà attiva sullo schermo per un po', sempre in base alla distanza percorsa. In aggiunta, la nota può essere controllata. Premendo su e giù è possibile regolarne l'altezza, ed è anche possibile cambiarla mentre ci si muove, anche se il momento migliore per controllare la nota è durante la fase iniziale. È il vostro mezzo principale di Okisemi e funziona in maniera molto simile al Gunflame di Sol, dato che dà i migliori risultati con il YRC. Ed è possibile inserirlo nel mezzo di stringhe bloccate per avere una seconda possibilità per avvicinarli, sempre tramite l'utilizzo del YRC o del RedRC nel caso la tempistica sia troppo anticipata. Chemical Love e Vertical Chemical Love sono due proiettili a lungo raggio d'azione e sono il mezzo principale per Ino per estendere o concludere combo. La versione orizzontale è più utile dalla distanza ed è possibile usarla per colpire l'avversario senza avvicinarsi troppo, e in caso di conferma può essere convertita in quella verticale. Può essere usato insieme al YRC per fermare l'avversario e allo stesso tempo avvicinarsi tramite Air Dash, dato che Ino viene lasciata a mezz'aria in questo caso. Fate attenzione però, Chemical Love è un colpo particolarmente alto e non riesce a colpire alcuni avversari in corsa o accovacciati. La versione verticale è utile durante alcune combo all'angolo, dato che porta Ino a terra nel caso sia vicino al suolo, così da estendere poi le proprie combo con 5P e Close Dash. All'evenienza può essere usato anche come anti-aero per evitare colpi bassi ed è un utile cross-up durante le vostre stringhe sul blocco. Stroke the Big Tree è un colpo basso con due distanze ed effetti diversi in base al tasto premuto. È un utile colpo da inserire sul rialzo o alla fine di alcune stringhe per creare spazio o atterrare l'avversario disattento. La versione corda staggera l'avversario permettendovi di iniziare un nuovo mix-up o atterrare subito l'avversario tramite 2S e Chemical Law. La versione lunga invece lancia in aria l'avversario e vicino all'angolo causa un wall stick che può essere convertito in una combo. Se usate il RedRC per convertirla in una combo, può essere utilizzato anche mid screen e in base alla distanza con l'angolo potete poi decidere di atterrare l'avversario o continuare la combo in una di quelle tradizionali in aria. Anche se è utile per buttare a terra l'avversario, il miglior utilizzo di tale mosse è con il YRC, dato che non solo permette ad Ino di muoversi velocemente ed evitare molti proiettili, ma le permette anche di creare un ulteriore mix-up alto-basso. Sterilization Method è un Command Throw Anti-Air. Il suo utilizzo principale è per creare reset e anticipare l'avversario. Su conferma, questa presa porta sempre ad una corner carry combo con atterramento. E vicino all'angolo è possibile convertire tale presa in una delle varie combo aeree di Ino, in base all'altezza della presa. È da utilizzare solitamente se si è sicuri di poter anticipare l'avversario, o utilizzandola in punti dove avete pensato di mettere il reset. Per finire c'è Saltry Performance, e per questa le dobbiamo dedicare un'intera sezione, visto che ad ogni versione dell'attacco corrisponde un effetto ed un utilizzo diverso. Le versioni S, K e H possono essere usate per scappare velocemente dall'angolo e tutte le versioni sono colpi che vanno parati alti. Si può anche tenere premuto il tasto per ritardare l'effetto della versione scelta. La versione P fa rimbalzare Ino ed è angolata verso il basso. Può essere usata più di una volta, ma la seconda volta verrete sbalzati più lontano dall'avversario. Tuttavia è possibile continuare con un'altra delle versioni di Saltry Performance. Fate in modo di essere esattamente sopra il vostro avversario, altrimenti lo mancherete. La versione S sbatte l'avversario a terra, ma non è questo il suo scopo. Questa versione è utile solamente all'angolo per estendere le proprie combo, dato che causa un wall stick, ma solo se l'avversario è in aria. È leggermente più veloce rispetto alla versione P ed è più facile da confermare dato l'angolo più favorevole, ma in caso di blocco rischiate di essere puniti. La versione K è la più veloce, scaraventa a terra l'avversario. È l'ideale per finire le vostre stringhe combo e fin tanto che non siete prevedibili potete anche usarlo mentre vi ritirate per sorprendere l'avversario. Tuttavia anche questa in caso di blocco è molto rischiosa. L'ultima versione, la H, non è particolarmente utile, anche se al pari della versione K può essere usata sia per scappare dall'angolo tramite YRC oppure per cogliere di sorpresa dall'avversario. All'angolo è possibile usarlo per alcune combo, ma per quello avete le versioni P ed S. Tutte le versioni non sono sicure in caso di blocco, quindi vanno usate con parsimonia se non si vuol finire a terra, cosa che per Ino è rischiosa dato che non possiede mezzi difensivi, a meno che non spenda tensione per i suoi overtake che sono tra i più potenti all'interno del gioco, ed entrambi la lascia in una situazione di vantaggio.
Long in Desperation è la più dannosa, efficace e vantaggiosa. È utile come reversal e per causare grossi danni, in particolare dopo 6P. All'angolo può essere convertito in una combo aerea e in caso di blocco lascia Inu in vantaggio, permettendole di continuare il pressing. Una particolarità di questa overdrive è che se l'avversario stava eseguendo qualcosa prima dell'esecuzione di questa overdrive, ci sono molte più probabilità che venga colpito da essa, dato che si tratta di una delle mosse più veloci nel gioco. Ultimate Fortissimo è un overdrive aereo che al pari di Long in Desperation va usato principalmente come reversa. Tecnicamente può essere usato anche per delle combo, ma bisogna essere molto vicino all'avversario e bisogna sapere usare il Tiger Knee, ovvero eseguire una mossa aerea molto vicina al terreno, ma il suo utilizzo principale è quello dell'Enter, mentre si è in aria. Come detto all'inizio, Inu è un arsenale vivente di mix-up e il bello è che può accedere facilmente a tali mix-up tramite il semplice movimento. Intanto che si è cauti nell'approcciare l'avversario durante la fase di salita del dash, Inu può mixare colpi alti e bassi e convertire facilmente in combo particolarmente dannose anche da metà schermo. In generale è bene essere coperti dalla nota musicale prima di buttarsi a capofitto contro l'avversario di turno e da lì poi decidere se cercare il mix up alto basso o se cercare di usare Tick Throw o Vertical Chemical Lock con YRC. E se siete particolarmente abili potete provare ad inserire anche il Karakansa di Inu. Il resto dipende dalla vostra immaginazione e abilità nel non essere ripetitivi. Una piccola premessa prima di iniziare stavolta. Molte delle vostre combo iniziano sempre con la stessa stringa e malgrado le combo del challenge siano fattibili, non sono proprio il massimo in termini di danno. Inoltre ci sono alcune precisazioni da fare con alcune caratteristiche delle normal di Inu durante le combo. Perciò per stavolta dovremo arrangiarci con le combo che sono riuscite ad estrapolare dal challenge. Per tutte le combo poi è possibile creare un reset con la command throw di prima, interrompendole in determinati punti. Detto questo, partiamo con la prima. Questa prima combo è una stringa semplicissima per convertire la maggior parte delle vostre entrate in knockdown. Può essere usata di continuo fin tanto che siete vicini all'avversario. La seconda è la più dannosa, può essere iniziata a metà schermo o con un po' di tensione, può essere anche estesa per del danno aggiuntivo. Quella che vi mostro ha il maggior numero di input, ma potete anche usare solo H in salto e convertire direttamente in 6P. Dipende da quel che siete disposti a rischiare. Questa terza combo è eseguire solo all'angolo ed è possibile convertirla e estenderla in base all'altezza. Oppure potete provare un reset alla fine. Questa invece serve per convertire eventuali colpi alti in combo. In particolare vi permette di convertire D in salto in una qualche combo. Ci sono diverse variazioni, ma secondo me questa è la più dannosa e oserei dire anche stilosa. Potete fare una roba simile utilizzando il YRC su Vertical Chemical Love, dato che il principio è lo stesso. Col 50% di tensione potete creare combo che infieriscono subito sull'avversario e impediscono la fuga a causa dell'overdrive. Verso la fine del match sono l'ideale per chiudere subito ed evitare burst improvvisi. Detto questo, spero vi sia piaciuta la guida. Vorrei inserire altre combo, ma davvero non c'è molto altro da dire, a parte che le combo di Inu acquisiscono potenza se riuscite a far partire la combo con H in salto, dato che tutte le combo partono da un dash aereo. Se Inu e il suo gioco di mix-up aerei non fanno per voi, però potete sempre guardare una delle guide qui sotto per dei personaggi un po' più terreni. Di nuovo, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e se vi è piaciuto commentate e lasciate un pollicione. E iscrivetevi per altre guide come questa. Qui Sasavo D, out!